Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo, e caspita se cambiamo. 12 anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l'anno, 2 ore e mezza tutti i giorni, praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi, un momento di grande, grande commozione, perché oggi per me l'ultima puntata è L'aria che tira, che è stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e il nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai, ve lo posso garantire. The show must go on è un mantra nel nostro mondo, ma è anche una promessa. Qualsiasi cosa accade, sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi. Ogni giorno noi e voi, ogni giorno le notizie, i fatti, le storie che hanno segnato il nostro tempo, il Bataclan, le dimissioni del Papa, il Covid, la guerra in Ucraina, l'assalto a Capitol Hill e ancora le alluvioni, i terremoti, i troppi, troppi naufragi. Quante ne abbiamo viste insieme? E poi la politica italiana, naturalmente, ore e ore a parlarne, a discutere, ad arrabbiarci insieme. Da Berlusconi a Berlusconi, mi verrebbe da dire, se non fosse che siamo arrivati alla prima donna leader italiana, donna premier, pardon, italiana, Giorgia Meloni. Ma dietro ogni minuto, ogni passo di quello che voi vedete in queste dirette, 5.000 ore di dirette abbiamo fatto, ragazzi miei, ci sono tanti momenti indimenticabili. Una parola che guida tutto, squadra. Perché grazie a questa incredibile squadra, venite qua, fatevi vedere che stanno tutti là in agguato, grazie a questa incredibile squadra che siamo sempre andati avanti con dedizione e impegno. Da parte del direttore Salerno. Grazie. Voglio ringraziare i miei autori che hanno costruito, venite qua, dove state? Che hanno costruito e scritto e difeso ogni puntata, la redazione, tutta la redazione che potrebbe pure avvicinarsi un po' di più, e poi la mia produttrice esecutiva, che è anche la mia curatrice, che però dove sta Federica? Non la vedo. Tutta la squadra produttiva che ha lavorato instancabilmente accompagnandomi passo dopo passo. Poi grazie alla regia, naturalmente, ai tecnici, a tutti i professionisti dietro le quinte che hanno fatto sempre la differenza. Il trucco, venite qua, trucco, parrucco, costumista che mi ha reso pazzesca pure oggi, come dice l'aforia, la mia assistente, il mio social media manager, soprattutto grazie alla rete, grazie all'amministratore delegato Marco Ghigliani, al direttore Andrea Salerno, che ci hanno dato l'opportunità, brava, eccoti qua, di immaginare e vivere un'avventura così meravigliosa e speciale. Grazie di cuore all'editore, a Urbano Cairo, che mi ha fatto sempre sentire enormemente libera in questo luogo. Soprattutto grazie a voi, perché siete voi la chiave di ogni successo. Il mio pubblico meraviglioso, siete stati tanti, ci avete seguito con affetto e fiducia anche nei momenti peggiori, no? Durante il Covid, me lo ricordo bene. Grazie per averci reso il programma leader del daytime e per averci restituito il senso della nostra scelta quotidiana. Senza di voi tutto questo non sarebbe mai stato possibile. E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto. Vi voglio bene.